Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi siamo qui per la seconda parte della diciamo, analisi di Sassuolo-Milan, più precisamente con le pagelle. Prima di cominciare però ragazzi vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al nostro canale YouTube, seguiteci su tutti i social e vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com. Oh, partiamo subito per quelle che saranno delle pagelle negative. Partendo subito dal migliore in campo, Magic My Maignan, voto 7,5 e grazie a lui semplicemente se non perdiamo la partita con quel rigore parato nel primo tempo su Berardi. Oltre a questo, sempre molto presente anche nelle uscite. È chiaro che rimane negli occhi dei tifosi il rigore parato ed è, ripeto, il gesto che ci permette di pareggiare una partita che molto obiettivamente, avremmo potuto giocare 2 giorni e non avremmo mai segnato. Florenzi, voto 5. Mi dispiace sinceramente per l'infortunio che lo terrà fuori dal campo per un bel po' di tempo, un paio di mesi, però male, Alessandro. Pure l'anno scorso cominciò male per poi ingranare trovando la condizione e rendere meglio. Però di fatto la prima presenza stagionale insieme a Selemakers causa il rigore, poca proiezione offensiva, anche impreciso negli appoggi, anche nei disimpegni difensivi. Quindi, mi dispiace, ma non sarà l'unico 5. Kjær voto 6, alla fin dei conti Pinamonti non fa granché, ma anche il Sassuolo in generale non fa granché in attacco. Considerato anche che il suo rientro dopo più di 250 giorni dall'infortunio di Genoa se l'è cavata abbastanza bene. È uscito perché ha sentito un fastidio, speriamo che non sia nulla di grave. Tomori, sei come Kier, facciamo copia e incolla, nel senso in attacco il Sassuolo poca roba, sì, qualche tiro sporadico però nemmeno troppo pericoloso. Se Pinamonti prende un'insufficienza, comunque sia, non arriva nemmeno a tirare, il merito è anche suo. Teo, voto 5,5. A parte le sue solite ammonizioni stupide che fanno arrabbiare i tifosi e li fanno penare, perché se nel secondo tempo l'occasione, diciamo, di Berardi davanti alla porta non fosse stata fuori gioco, non so se l'avremmo avuto disponibile contro l'Inter. Dovrebbe limitare tanto l'aspetto caratteriale, lo sappiamo, però di fatti anche dal punto di vista tecnico ha sbagliato tanto. Bennacer 6,5 è uno dei pochi positivi perché la presenza a centrocampo è molto importante, è molto evidente, così come pure la sua crescita, e ripeto ciò che ho detto in qualche video fa, quando dissi che secondo me sarà l'anno delle esplosioni di Bennacer. Pobega, sei striminzito, nel senso che qualche buona incursione l'ha pure fatta, così come pure qualche buon pallone, però a mio modo di vedere è mancato tanto in fase di filtro in transizione negativa, motivo per cui è un sei striminzito più di fiducia, sperando possa servirgli per il futuro. Sulla tre quarti partiamo dall'unico che ha provato a fare qualcosa, Leao. Ha avuto delle buone occasioni dove, come spesso accade, arriva in maniera non cattiva, in maniera sufficiente. Nel primo tempo ha quell'occasione a porta sguarnita e la cicca clamorosamente. Più che cicca, la sparacchia in atto, ma in malo modo.
Il tiro subito dopo esce di poco e quella è stata una buona azione. Le difese stanno prendendo le contromisure, lasciandoli poche volte l'uno contro uno. Nel secondo tempo ha l'occasione nei minuti di recupero con un tiro però debole centralmente. Voto 6 per lui. Diaz voto 5. E credo tanto che la partita con l'Udinese sia stata un bagliore di luce in una conclamata oscurità. Si è provato a fare vedere con un paio di occasioni, un paio di passaggi filtranti, che però a volte sono stati superflui perché avrebbe potuto tirare in porta. Selemakers voto 5 anche per lui. Sembra che lì a destra chi giochi giochi faccia rimpiangere l'altro. Parte Selemakers e fa rimpiangere Messias, parte Messias e fa rimpiangere Selemakers. La verità è che entrambi non sono all'altezza per limiti tattici, tecnici, scelte sbagliate, come volete. È una falla nella formazione lì là a destra. Giroud 5 e mezza, una buona occasione nel primo tempo, che però viene sprecata in malo modo dal francese. In generale riesce poco a lottare con i centrali difensivi, anche perché Erlich e Ferrari hanno fatto un'ottima partita. Esce al 60esimo, venendo, diciamo, tutelato, visto che in questo momento è l'unico attaccante disponibile. Per quanto riguarda i cambi, De Ketelaere 5 e mezzo, non è riuscito a dare spunto, idee, ha terminato addirittura da prima punta atipica, sia pure l'abbia fatto nel Bruges, ma si vede che si trova più a suo agio nella posizione di trequartista centrale. Tonali, voto 6, in una fase in cui entra, diciamo, nell'ultima mezz'ora, quando ormai Sassuolo pensa solo a tenere il pareggio, quindi si vede poco in fase difensiva. In fase offensiva tenta qualche volata, qualche inserimento, che però viene poco premiato. Chi sono entrati più? Vabbè, Kalulu è entrato al 79esimo senza voto. Adli ha provato un paio di cose, spostandosi spesso sul centro-destra, però la sensazione è che gli manchi qualcosina per essere più decisivo, per essere più importante. Messias, io veramente ho poche cose da dire su quei due, perché uno spera sempre che, siccome ha fatto schifo l'uno, almeno l'altro se la cavi. No, puntualmente fa schifo uno, fa schifo pure l'altro. Schifo è una parola forse dura, però è la verità. Ne approfitto per fare un appello alla società, sperando che questo video arrivi. Proviamo a prenderlo Ziyech finale 8 di stasera. Proviamo e svoltiamo veramente, signori. Per quanto riguarda il mister, 5 e mezzo, un turnover forse troppo utilizzato per essere la quarta partita. È vero che ci troviamo in un tour de force nel quale si giocherà ogni 3 giorni e bisogna addossare le forze, però mi deve spiegare, cioè mi deve spiegare, oddio, sarebbe stato bello chiedergli se è vero che Rebic e Origi non hanno subito due infortuni gravissimi, ma non sono stati convocati semplicemente perché non al 100%. Si presuppone che a breve ritornano. Perché non far giocare i 90 minuti a Giroud, che era l'unica punta di ruolo? Così come pure possiamo cominciare a studiare un'alternativa sull'ala destra, visto che sia Messias e sia Selemakers non rendono. Io credo che, personalmente, da una mia idea, una soluzione potrebbe essere quella di mettere Diaz sull'esterno, lasciando De Ketelaere centrale e Diaz sull'esterno.
È una mia modestissima e personalissima opinione che segue poco altro. Questo è quanto, ragazzi. Vi ringrazio, vi saluto, vi consiglio di seguire sempre in Milan. Domani ci vediamo con un video per analizzare il mercato. Ricordatevi like, iscrizione, seguiteci su tutti i social, il sito internet www.acmilaninside.com. E niente, rimanete sempre con noi e nonostante questo brutto pareggio, sempre forza Milano. Ciao ragazzi.